Un cordiale saluto, benvenuti ragazzi. Dopo la sbornia dei primi punti, insomma, all'ultima gara in Australia, non so la squadra quanto abbia lavorato, quindi per questa gara la vedo molto dura, soprattutto perché mi avete su Instagram, tra virgolette, oggi ho fatto un sondaggio, quindi se non ci seguite su Instagram, ciao per Claudio, ciao, benvenuto. E su Instagram ho fatto un sondaggio se volevate che alzassi la difficoltà della carriera. Avete risposto di sì, grazie mille. Non so se è perché avete fiducia nelle mie capacità o perché vi fa piacere che arrivi ultimo, però così è stato deciso, quindi la difficoltà adesso in poi sarà 85. Ma però devo dire che nonostante la sbornia al night di Sassetti, la festa dopo i primi punti, hanno lavorato lo stesso, eh? Cosa è successo nel box, ragazzi? Tutto quello che è successo rimarrà segreto. È uscita solo una foto che avete visto su Instagram di quella serata e penso che non uscirà Un cordiale saluto più da niente. Gianfranco Mazzoni. Sta andando abbastanza bene. Sta andando abbastanza bene, dai. Vediamo un po' cosa riuscirà a fare stasera Ivan Capelli con la sua Pochi Andrea pezzi sono Moda. Attenzione. arrivati dalla fabbrica senza problemi. Verranno montati sulla macchina in tempo per la prossima sessione. Ragazzi, ma che squadra abbiamo? Cioè, questi hanno fatto le nottate piccole e invece li fai la ricerca e sviluppo, i pezzi arrivano belli e pronti, belli e funzionanti. Che spettacolo. Cioè, meglio di così. Che cosa volete di più? Direi che possiamo assolutamente andare ad Imola. Ce ne andiamo, ragazzi. Ah, tra l'altro già, giusto. Non ci sono altre prove prima delle qualifiche, quindi dai, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Dai, Ivan, pizza di casa qui, eh. Certo, qualche giro sulle soft lo potevo fare, ora che ci penso, perché è tutto un altro andare con le soft. No, stanno uscendo tutti davanti a me, non ci credo. Io mi faccio anche un altro giro. Mi sto abituando alle soft. 17esimo, faccio assolutamente un altro giro. Ce la fa. Ci ho provato. Niente ragazzi, niente Q2. E finiamo, vediamo in che posizione. 21esimi. Però non 22esimi.
migliore saluto da Gianfranco Mazzoni. Già che non l'ho sminata in partenza, c'è tanto. Forse magari non mi fanno queste cose qua. Dovrebbe approfittarne adesso, ma c'ho una paura. Magari sul nostro compagno di squadra. La partenza era ok, adesso fai attenzione ai possibili rischi. La partenza era ok, ma dove l'ha vista? Ok, la partenza. Un cordiale saluto da Gianfranco Mazzoni. La pista è qua, no? Se l'ha detto. E grazie a Coulthard. Non era lì? Ah, Nissan va ai box. Siamo stati noi? È rientrato ai box. Roy ai box. Senza prove libere sul bagnato. Come vuoi che vada? In merda. Con la difficoltà aumentata, tra l'altro. Grazie a voi. Grazie, eh. Lo so che mi volete bene. Magari, ecco. Devo mettere la prima per non uscire di pista. Quanto manca questa agonia? La fine di questa agonia. Per riuscire a completare una gara sprint senza fare flashback potrebbe essere già un grande successo. E le due Andrea Moda mestamente ad Imola arrivano ultimissime e staccate da tutti. Volete un realismo più di così? Ci andiamo a fare man bassa di motori. Perché noi siamo ricchi. C'è il patron Andrea Sassetti, c'ha i suoi giri, quelli fidati, e c'ha un botto di soldi, e quindi noi ci possiamo permettere di prendere tutti i motori che vogliamo. Dove vai? E intanto una posizione già siamo presa. Tutto regolare fino a questo momento. Ai. Tanto uno me lo potrete concedere, no? Per imparare a partire. Un cordiale saluto da Gianfranco Mazzoni. Ecco, appunto. Mila, vediamo se riesco. Niente. Non c'è speranza. Occhio qui alla Villeneuve. Occhio alla Tosa. Oh, Nissani, cosa pensi di fare? Comunque, quelli due con gomme medie ce li siamo messi dietro. Nissani era all'interno. Accidente a te, Nissani. Lo stringere tra così. Penso che il fatto che tu ci dia i soldi non è che ti consente di farmi ste manovre, eh. Ciccio. State buono. Calmo. Attenzione qua. Oh, ci sono anch'io, eh.
E niente. Vabbè, facciamo gli altri scontri allora. Cioè, questi non ti calcolano proprio. Non ti calcolano proprio, poi... Ecco, Kamikaze? Sì. 2 seconds later. Ha toccato da dietro. Io non ci voglio credere. Allora è la pista. Proprio la pista. Perché anche quando ero percosse... Ah, via, un pacco incredibile. Per chi non conosce la storia, consiglio di andare a vedere il prossimo di Formula 1 Story, perché sarà un'ultima gara da pazzesca. Tra l'altro, parlando, faccio anche più cavolata del solito. Sto cercando di spingere il più possibile, ma buono. Ottima entrata, ci hai fatto guadagnare. Cordiale saluto da Gianfranco Mazzoni. Esatta. Vedi. Tra l'altro, ragazzi, la difficoltà rispetto molto aumentata, perché io su F1 2020 giocavo tranquillamente a 90-95, sempre con come adesso, con solo l'ABS inserito. E ora veramente faccio fatica, una fatica bestiale a 85. Tenuto il piede sul gas per un pochino. Attenzione, Albon è giù, sono sulla arte. Forse riusciamo a passarti? Sì! Sì! Ottima strategia questa, di Albon e Joe. Veramente romano e si va nella storia. Ora dai, non esageriamo. Ah! La dura resistere ad Albon. Abbiamo anche poco Hertz. Abbiamo anche poco Hertz. Oh, oh! Albon! Ci facciamo mica passare dal primo che passa. Ah! Cazzo, io cerco di... No! Ma l'ha sbagliato anche lui, forse. Cordiale saluto da Gianfranco Mazzoni. No! Mamma mia, ragazzi, che fatica. Mamma mia, sono sfinito. Oh, ragazzi. Anche per arrivare il kamikaze. Infatti. Se aggiusti il sistema centrale, ok. Magari con un po' di pratica forse posso migliorare. Ragazzi, sono distrutto. Ah, posso mettere lo sponsor, dimmelo. Cavolo. Dai, che sponsor mettiamo? Zainetto, vediamo un po'. Bello, Zainetto. Vogliamo vederti felice? No, ragazzi, non c'è problema. A me mi va benissimo. Anche perché con la difficoltà più alta cerchi sempre di migliorarti, no? Quindi, voglio dire, no, non c'è nessun problema. 80, 81. Allora, facciamo una cosa. Facciamo una via di mezzo. Che dite? 82. Occhio che a Miami piove. Oh, allora facciamo 80. Facciamo 80. Vai. Vai tranquillo. Vai, andiamo a 80. So già come andrà a finire. Ciao Luca. Ciao. Non so se vai via o se sei arrivato. Notte Puglia, notte. Grazie. Grazie di essere passato. Dai, vediamo un po' cosa succede.
cordiale saluto da Gianfranco Mazzoni. Ungo. Però ultimissimo. Meno male le qualifiche dovevano essere bagnate. Mamma mia, che fatica. Vai, Yuri, porta questo cancello e P15. Non credo proprio. Non credo proprio. Ma proprio no. Attenzione, 17esimo. Già, se non sono ultimo, per me è già così. Parcheggiamo, creiamo una bandiera gialla, magari gli altri non migliorano, no? Dai, se non sono ultimo sono contento. Grande! Non sono ultimo e andiamo. Già. Ancora meno di così? Dai, siamo partiti bene, nonostante tutto. Ho allenato una posizione. Questo, dove si infila questo? Joe, era all'interno. Dai. Come mai vado così più lento sul rettilineo? C'è un motivo particolare. Concentriamoci per il resto della gara. Cioè, è di sani questo! Maledetto! Ci mancava solo questa. Nissan che ne sta dietro. Mi spiace. Cioè, sono già senza ERS. Ah, perché non ricarica neanche l'ERS. Guarda, il motore a combustione non funziona. L'ERS non ricarica. Il cambio è rotto. Cioè, non mi dite che questa carriera non è realistica, eh. Non dico niente. Non dire niente. Non dire niente. Già le mie difficoltà, io ce li ha a fare in questa maniera.
Vai a tagliare le curve, ma chi se ne frega. Nani? Provare a kamikaze. Abbiamo buttato fuori Nissani. Basta, entro. No! Devo entrare a mettere le medie e le hard. Madonna, mi passano da tutte le parti. Basta, andiamo anche senza lettone, ce ne sbattiamo le balle. Cioè, non ho la lettone, il cambio è usurato. Ora danno ala, no. Vieni, vieni, ce ne sbattiamo le balle della lettone, andiamo a passare da Williams. Guarda che la sliccia con lei. Stai dietro, vai. Ah, ah. Come se non bastasse. Latifi. Ecco, se ci abbandoni così là. Dai, guarda adesso il passetto ho fatto. Pilota del giorno. No, eh. Eh sì, va bene. Mi passa così senza pietà. Ah, faccio uguale. Riportatemi Latifi. Portatemi qua là. Oh. Mettilo sotto pressione, facciamogli commettere un errore. Quanta gente c'è? Dov'è Latifi? Entrate a box? Ma prossimo giro entriamo anche noi. Ma devo scontare 5 secondi di penalità. Facciamo una strategia all'album. Com'è il pecco della gara? Proprio la Yemi forse? Che rientra all'ultimo giro. Sì, dai, facciamo una strategia all'albo. Entriamo all'ultimo giro. Tanto. Cosa cambia? Almeno ce ne stiamo un pochino qui con questo. E niente. Vai, tutto rosso. Sì, va bene, va bene. Vabbè, dai, entriamo rosso. Vediamo questa gara. Guarda, non c'è ninguna cosa incredibile. Perché ho messo le hard? Vabbè ragazzi, ascoltate, basta. Direi che come direi che ne ho abbastanza, penso anche io. Purtroppo doppio di tiro. Per il titolo oggi non sono mancate le e niente ragazzi, con questo mesto doppio ritiro direi la
alla veterana. È stato attento vicino alle altre vetture, dimostrando maturità e pazienza nelle situazioni difficili. Ma ora vediamo la classifica. Ci hanno dato come pilota del giorno. Continua a incrementare il suo vantaggio in classifica. Ci hanno oggi dato come pilota del giorno. Ha dato una prova di forza e ha risalito. E dopo la questa, ragazzi, direi che possiamo concludere qui la live, perché